Nasce dall'ambizione di partecipare attivamente al processo di cambiamento ormai necessario attraverso la riscoperta dei valori della lealtà, della democrazia, dell'altruismo, della solidarietà e dell'ascolto attivo, mettendo in campo l'impegno costante di persone della società civile animate dalla voglia di affrontare argomenti scottanti. Con queste parole la coordinatrice Claudia Cipriano, già assessore al Comune di Floridia, ha presentato sabato mattina il movimento Liberi Insieme in lizza per le prossime amministrative al Comune di Siracusa. Questo nuovo progetto politico nasce dall'esigenza, dalla voglia di contribuire in maniera attiva, consapevole, responsabile alla rinascita e alla crescita politica, sociale, culturale, economica, turistica della nostra città di Siracusa. Non possiamo permettere che il nostro patrimonio, che è un patrimonio notevole, non solo dal punto di vista artistico, io penso che il patrimonio sia fatto anche di persone. E quindi non possiamo permettere che i giovani, le persone, la gente venga defraudata da questo patrimonio e quello che è la loro consapevolezza e soprattutto il loro essere individuo. Quindi noi, la nostra lotta è appunto per cercare di riportare qualcosa alla nostra città. Lavoro, territorio, politiche giovanili e della famiglia, integrazione, legalità, pari opportunità, politiche sociali e cultura sono gli argomenti su cui è stato orientato il programma politico del movimento, che per voce della stessa coordinatrice ha manifestato l'intenzione di appoggiare la candidatura a sindaco di Ezechia Paolo Reale. Allora, noi siamo completamente liberi dalla vecchia politica. Non parliamo di politica perché noi siamo un movimento civico politico, quindi parliamo di politica, non parliamo di partiti, non parliamo di partiti. Noi siamo liberi da qualsiasi partito. Politicamente, naturalmente, l'azione ci sarà perché siamo qui per fare politica, di conseguenza liberi da partiti, ma non a politici, naturalmente. E insieme a chi? Il sostegno al sindaco. Noi ci schiereremo accanto ad Ezechia Reale, candidato a sindaco.